Sul fatto che i tifosi del Torino abbiano il primato storico di illusioni e delusioni non ci sono dubbi. Sul fatto che proprio per questa ragione un nuovo presidente trovi diffidenza e freddezza non ci si può stupire. Torino si scalda per poche cose al mondo, ma il coraggio del notaio sugli sprechi del pallone meritava un minimo di solidarietà in più. In un clima a metà strada fra sollievo e scetticismo, la squadra di Mondonico regala subito a Goveani un Aguilera ritrovato. Lucescu contesterà la posizione di Casagrande prima dell'atterramento dell'uruguaiano da parte di Cosin. Dal dischetto calcia Scifo e decide l'incontro, 1-0 dopo appena 10 minuti. Nel primo tempo i padroni di casa producono fiammate offensive spesso irresistibili, ma progressivamente sempre più sporadiche. E il giovane Poggi, protagonista di un quarto d'ora da mattatore, servendo ad Aguilera il pallone di un teorico 2-0. Nel Brescia manca Agi, ma l'alternanza di Mateuzzi e Giunta al fianco di Raducioiu confonde le idee alla retroguardia granata, come in occasione di questo colpo di testa dell'italiano. Su corner del centravanti rumeno, il Brescia non si accontenta di una traversa, ma ne colpisce due, prima con Rossi e poi con Giunta. Alla fine del primo tempo, Bruno interviene così su Raducioiu e a Franco Costa lasciamo il compito di raccogliere l'accusa del malcapitato e il tentativo di sdrammatizzare del difensore. Siamo andati alla promessa, lui. Cioè, quale promessa? Quale promessa? La partita ha detto che mi spacca la gamba. È riuscito, però c'è ancora tempo di incontrarci, senz'altro. Ciao. Grazie. Bruno, Raducioiu ha detto che lei prima della partita gli aveva promesso di rompergli le gambe. Sì, è vero, in tasca poi ho detto che c'aveva la lupara, una magnum e lo potevo anche sparare. Se sia il caso di ridere o no, lo saprà Raducioiu con i suoi 11 punti di sutura ad un tallone. In un crescendo da Lazzaretto Manzoniano, la barella si rende necessaria anche per Sergio, che nella speciale classifica a punti di sutura si ferma invece a quota 4. Laddove non arriva la Croce Rossa, provvede Cinci Ripini, che continua la decimazione espellendo giustamente De Paola per questo fallo su Poggi. Poco dopo si alza puntualmente il cartellino rosso anche davanti ad Aguilera, che fino a quel punto, a onor del vero, era stato sovente tartassato dagli avversari. Mentre in campo le pedine saltano come consiglieri comunali, la ripresa propone un grande Brescia, superiore tatticamente, anche perché disposto a proiettare in avanti il libero Bonometti. Domini e Sabau hanno grinta da vendere. Rossi brilla più da attaccante aggiunto che da terzino e Schenardi offre a Lucescu un altro motivo di protesta su intervento di Mussi. Goveani comincia a coniugare in tribuna il verbo soffrire, ma sarebbe felice di smettere all'istante se Poggi riuscisse a finalizzare una brillante iniziativa in contropiede. Mondonico ha mille argomenti per sfogarsi con Moggi, anche perché il forcing del Brescia è martellante e su questo intervento di Schenardi con Marchegiani in uscita i lombardi non sposano la stessa tesi dell'arbitro. Proprio allo scadere, un altro rigore concesso per atterramento di Venturina da parte di Domini potrebbe porre fine ai tormenti granata. Calcia di nuovo Scifo, ma questa volta Cosin consola un Brescia dalle sette vite. C'è stato il conforto dei tifosi comunque? Sì, direi di sì, io lo valuto positivamente. Intanto l'aver ritrovato gli striscioni e le bandiere in curva è stata una sensazione estremamente piacevole. Abbiamo fatto il primo piccolo gradino verso la risalita dal punto di vista del recupero del rapporto tra dirigenza e tifosi,